Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17, 18 settembre 1924. Stavo impensierita di ciò che sta scritto sul vivere nel divin volere e pregavo Gesù che mi desse più luce per spiegarmi meglio, onde poter più chiarire a chi sono in obbligo di farlo, questo benedetto vivere nella divina volontà. E il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, non si vuol capire. Il vivere nella mia volontà è regnare. Il fare la mia volontà è stare ai miei ordini. Il primo è possedere, il secondo è ricevere i miei ordini ed eseguirli.
Il vivere nel mio volere è far sua la mia volontà come cosa propria, è disporre di essa. Il fare la mia volontà è tenerla in conto come volontà di Dio, non come cosa propria, né poter disporre di essa come si vuole. Il vivere nella mia volontà è vivere con una sola volontà, quale è quella di Dio, la quale, essendo una volontà tutta santa, tutta pura, tutta pace, ed essendo una sola volontà che regna, non ci sono contrasti, tutto è pace. Le passioni umane tremano innanzi a questa suprema volontà e vorrebbero fuggirla, né ardiscono di muoversi né di opporsi, vedendo che innanzi a questa santa volontà tremano cieli e terra. Sicché il primo passo del vivere nel mio volere che fa? Gettare l'ordine divino nel fondo dell'anima, svuotarla di ciò che è umano, di tendenze, di passioni, di inclinazioni e di altro. Invece, il fare la mia volontà è vivere con due volontà e quando do gli ordini di eseguire la mia. La creatura sente il peso della sua volontà che le mette contrasti e adonta che segua gli ordini della mia volontà con fedeltà, sente il peso della natura ribelle, le sue passioni ed inclinazioni. E quanti santi, adonta che siano giunti alla perfezione più alta, sentono questa loro volontà che gli fa guerra, che li tiene oppressi, e tanti che sono costretti a gridare: chi mi libererà da questo corpo di morte, cioè da questa mia volontà che vuole dare morte al bene che voglio fare? Il vivere nella mia volontà è vivere da figlio. Il fare la mia volontà è vivere da servo. Nel primo ciò che è del padre è del figlio. E molte volte fanno più sacrifici i servi che i figli. A loro spetta di esporsi ai servizi più faticosi, più umidi, al freddo, al caldo, a viaggiare a piedi. Infatti, quanto non hanno fatto i miei santi per eseguire gli ordini della mia volontà? Invece il figlio sta con suo padre. Tiene cura di lui. Lo rallegra con i suoi baci e le sue carezze. Comanda i servi come se comandasse suo padre. Se esce non va a piedi, ma viaggia in carrozza. E se il figlio possiede tutto ciò che è del padre, ai servi non si dà altro che la mercede del lavoro che hanno fatto e restano liberi di servire o non servire il loro padrone. E se non servono non hanno più nessun diritto di ricevere alcuna ricompensa. Invece tra padre e figlio nessuno può togliere questi diritti. Il figlio possiede i beni del padre, nessuna legge, né celeste né terrestre può togliere questi diritti né svincolare la figliolanza tra padre e figlio. Figlia mia, il vivere nella mia volontà è il vivere che più si avvicina ai beati del cielo ed è tanto distante da chi semplicemente fa la mia volontà e sta fedelmente ai miei ordini quanto è distante il cielo dalla terra. Quanta distanza passa tra figlio e servo, tra re e suddito. E poi, questo è un dono che voglio fare in questi tempi così tristi, che non solo facciano la mia volontà, ma la posseggano. Non sono io forse padrone di dare ciò che voglio, quando voglio e a chi voglio? Non è padrone un signore di dire a un servo: vivi in casa mia,
Mangia, prendi, comanda come un altro me stesso. E per fare che nessuno possa impedirgli il possesso dei suoi beni, si legittima questo servo per figlio. E gli dà il diritto di possedere. Se ciò può fare un ricco, molto più posso farlo io. Questo vivere nel mio volere è il dono più grande che voglio fare alle creature. La mia bontà vuole sempre più sfoggiare in amore verso le creature. Ed avendole dato loro tutto, né avendo più che dar loro per farmi amare, voglio far dono della mia volontà, affinché possedendola amino il gran bene che posseggono. Né ti meravigliare se vedi che non capiscono. Per capire, dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici, qual è quello di non dar vita anche nelle cose sante alla propria volontà. Allora sentirebbero il possesso della mia e toccherebbero con mano che significa vivere nel mio volere. Tu però si attenta a né ti infastidire delle difficoltà che fanno, ed io a poco mi farò strada per far capire il vivere nella mia volontà. Allora, mi sento, figlioli miei cari, tutti coloro che condividono con me la gioia di questa meditazione, davvero oggi è una delle giornate in cui ci si sente un po' senza parole, perché commentare questo brano richiederebbe veramente una giornata intera di meditazione, breve, ma ogni parola pesa una tonnellata. Penso che sia uno dei passi chiave per comprendere proprio la differenza che c'è tra il fare la divina volontà e il vivere nella divina volontà. Gesù dà delle spiegazioni stupende, le capisce chiaramente bene chi le vive e chi è che non capisce. Cosa Gesù lo spiega alla fine? Chi è che non capisce? Chi non si dispone al più grande dei sacrifici? Che è non dar vita alla propria volontà, attenzione, anche nelle cose sante. Oh. Se meditassimo solo su questo, avremmo già capito tutto quello che Gesù dice prima. Nelle cose sante. Il tempo che abbiamo vissuto è il tempo che si aprirà. Sarà un ottimo termometro e punto di verifica per vedere se noi anche nelle cose sante diamo vita alla nostra volontà. È ciascuno di noi che deve porsi dinanzi a tante situazioni, no? Quando prego do vita alla mia volontà, voglio pregare quando voglio, come voglio, con le preghiere che voglio. Pensiamo per esempio all'osservanza delle norme liturgiche, no? Oppure del pregare come Dio comanda, lentamente, piano piano, osservando le pause, i sacramenti.
voglio fare la comunione quando voglio, come voglio, nella melena, d'accordo? Esigo di andare a messa tutti i giorni per forza, perché sennò succede la fine del mondo. Non mi va di confessarmi, magari ho fatto la consacrazione totus tuus, mi sono impegnato con la Madonna di fare la confessione ogni 8 giorni, oppure, questa è una forma di morire la nostra umana volontà, no? I santi hanno raccomandato la confessione non oltre 8 giorni. E io dico, ma vabbè, ma che avrò fatto mai di male? Facciamo 10, 15, non succede niente, no? Sarà forse un fare, un dar vita alla nostra volontà anche nelle cose sante? Questa forma di controllo di noi stessi, noi dobbiamo impararla. Perché la volontà umana è una cosa allucinante. Allucinante. Di come si insinua, di come rinasce, di come risorge, peggio dell'araba felice. E noi possiamo tranquillamente illuderci che stiamo facendo chissà quale cosa bella, santa, gradita a Dio, adesso per carità, ma ancora non stiamo qui, stiamo facendo, e in maniera imperfetta, quello che Dio vuole. Cioè, se io ho fatto il proposito della Madonna di fare la confessione ogni 8 giorni e la faccio dopo 15, non è che non sto facendo la volontà di Dio, sto facendo la volontà del diavolo, assolutamente. Sto però facendo la volontà di Dio, come appunto come un'ubbidienza, un impegno che mi sono preso, in maniera imperfetta, perché non l'ho eseguito in maniera perfetta, non sono stato entro gli 8 giorni. Adesso si cerchi di comprendere che quello che sto dicendo sono degli esempi esemplificativi, appunto, mi si perdoni, insomma, l'esempio è esempio esemplificativo, non si dovrebbe dire, è un endiadi, ma è un modo per far comprendere, d'accordo? Non è che questa sia la cosa più importante del mondo, che caschi il mondo, insomma, si capisca il senso. Si capisca il senso. Quante persone, prima che ci fosse il lockdown, io ho visto, ho seguito in giro, quando c'erano le esortazioni o le imposizioni di prendere l'ostia in mano, ah, che faccio, che non faccio, voglio fare la comunione, però non l'ho mai preso, che faccio, che non faccio, dico, ti metti davanti al Signore, vai davanti al Santissimo Sacramento, parli con Lui e vedi come dare non vita alla tua volontà in questa circostanza, dentro l'orizzonte dell'amore che hai nei confronti di Gesù e dentro anche l'orizzonte della comprensione di tante cose che o le capisci oppure le devi capire. E poi scegli, senza delegare ad altri. Io in quei giorni giravano scritti, audio di confratelli, chi deve fare in un modo, chi deve fare in un altro. Io non ho mai detto nulla. Perché questo è un fatto che la coscienza di ogni singola persona davanti a Dio deve prendere una personale decisione. E se vuole vivere nella divina volontà, cercando di dare non vita alla propria volontà nelle cose sante, e capisca che significa in questa circostanza particolare, chieda aiuto allo Spirito Santo e dopodiché, se vuole non dare vita, scelga davanti a Dio quello che deve scegliere, sapendo che tale scelta fatta in coscienza esige il rispetto da parte di tutti. Noi molte volte, proprio per la fatica che abbiamo nel metterci davanti al Signore e chiederci davanti a Lui, in questa situazione, qual è la volontà di Dio? Desidero quindi io non far vivere, far morire, non dare vita alla mia, per dar vita solo a quella divina, per far abitare solo la divina in me. Capiamo perché questo richiede il distacco e la rinuncia da tutti. Se per assurdo, che ne so, scoppiasse una persecuzione, d'accordo? E Dio permettesse che qualcuno viene messo in galera a vita da un regime persecutore
ergastolo. La messa non ci sarà più, d'accordo? Perché se te l'ergastolo in un regime dittatoriale, te la scordi la messa. Allora? Ah no, ma se succedesse una cosa di questo genere sarebbe la morte. E senza messa non si può vivere. Io come facciamo? È così? Io evidentemente ribadisco, d'accordo, i casi evidentemente limiti, provocatori, per trasmettere però un concetto. Viceversa, perché ci stanno sempre i pro e i contro, no? Avrei la possibilità tranquilla di fare la comunione tutti i giorni, andare a messa tutti i giorni, e non ci vado perché? Perché voglio far vivere la volontà mia, perché preferisco altre cose. Punto. D'accordo. Ah, ma è sufficiente andare a messa la domenica? Ma certo che è sufficiente andare a messa la domenica. Per carità, nessuno vuole essere più grande della legge di Dio e della Chiesa. Ah, è sufficiente? È sufficiente. Ma potendo andare a messa e fare la comunione tutti i giorni, ovviamente in circostanze normali, e volendo vivere nella divina volontà, come ti ci metti? Oppure, sì, ci avrei la possibilità, ma, per esempio, sto in una situazione familiare che fare questo mi comporterebbe il finimondo, perché chi mi sta al fianco non lo capirebbe, farebbe il diavolo a quattro, andrebbe a sfasciare tutto, no? Capite? Discernimenti, 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 discernimenti. Perché la cosa importante non è quello che si fa, fosse anche la cosa più santa di tutte, ma perché si fa, per chi si fa e come si fa. Allora, detto questo, cominciamo ad andare percorrere alcune espressioni di Gesù. Il vivere nella mia volontà è regnare. Il fare la mia volontà è stare ai miei ordini. Cioè, quando io capisco che una cosa è volontà di Dio e la vivo vivendo nella divina volontà, non farò questa cosa, mamma mia, sì, a messa non ci posso andare, però quanto mi costa, signore, vabbè, va, rassegniamoci. Ma no, vieni nella divina volontà a regnare, signore mio, e col cuore ti raggiungerò nella divina volontà dovunque ti trovi. È evidente che in queste circostanze non posso, tranquillo. Cioè, dobbiamo esaminare il nostro cuore, la nostra coscienza, perché noi sappiamo come reagiamo dinanzi a tante cose. Il primo è possedere, il secondo è ricevere i miei ordini, per carità, ed eseguirli. Ma è bellissimo che a un certo punto Gesù cita San Paolo, dice: i santi, pure quelli giunti alla perfezione, che hanno fatto di tutto per fare quello che volevo, sentivano la loro volontà che gli faceva guerra. Ed erano costretti a gridare, qui cita San Paolo Gesù, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Questa è la citazione di una lettera di San Paolo. Cioè, che significa? San Paolo nella lettera ai Romani parla di questo, no? Dice, ma io voglio fare il bene e sento in me un principio contrastante che mi porta a fare il contrario. Ecco il segno che ancora si vive, come dire, sotto la schiavitù, la soggezione delle conseguenze del peccato originale, e quindi la nostra umana volontà che fa la guerra a quella divina. È che è una fatica di Sisifo, ci vuole uno sforzo sovrumano. Ed ecco i grandi asceti, i grandi santi, la mortificazione, la penitenza cristiana, che oggi non se ne parla più, mica perché tutti vivono della divina volontà, perché non gli importa niente a nessuno della divina volontà, Perché se tu la vuoi fare, la divina volontà, per forza devi fare quello che hanno fatto i grandi santi, preghiere, rinunce, sacrifici, mortificazioni, penitenze, perché la devi domare, la devi la tua, perché la tua si ribella a quella di Dio. Se la lascia lo stato bravo, è in opposizione, non c'è niente da fare. Sono due realtà irriducibili, inconciliabili. E allora il primo passo certamente è fermi. Io voglio fare quello che Dio vuole, mi mette i suoi ordini. Costi quello che costi, mi dovessi mutilare, io non voglio fare quello che dici tu. Questo cioè, per carità, questo è il primo passo. Io mi sono sempre chiesto, è un primo passo
necessario verso la vita nella divina volontà. Questo Gesù non lo fa capire tanto, tanto bene. A me sembra di capire di sì, però. Cioè, nel senso che il vivere nella divina volontà presuppone questo e lo supera. Cioè, quando tu vivrai nella divina volontà, è chiaro che anzitutto farai la volontà di Dio, ma non lo farai in questo modo. Non sentendo questi strappi, queste lacerazioni, d'accordo? Questa fatica, questo contrasto. Dice Gesù, il vivere nel mio volere è fare propria la mia volontà come cosa propria. Cioè, quando noi facciamo quello che ci pare, stiamo in pace, no? Non è che ci abbiamo incontrato tutti contenti, perché stiamo facendo quello che vogliamo noi. Allora, vivere nella divina volontà è che tu fai quello che vuole Dio, come se lo volessi tu, non senti più questa, anche essendo una cosa che se ci dovessi pensare, ma come sto facendo a fare una cosa del genere, insomma, che è proprio la negazione di quello che a me piacerebbe e di quello che desidererei. Ecco perché Gesù dice, in questa volontà, in questo mondo, c'è una sola volontà che regna, è quella divina. E quindi non ci sono contrasti, è tutto pace. Le passioni umane tremano, non si possono muovere, d'accordo? Non possono fare la guerra, non la possono fare più. Quindi la guerra appartiene al passato, le cose vecchie sono passate, dice Gesù. Dice, chi vive in me è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Quindi non si faranno cose molto diverse, io dico sempre, cioè nella divina volontà non si fanno cose strane, si fa la stessa vita che stai facendo prima. Ogni tanto qualcuno mi contatta, dice, ma sai, io faccio parte della congregazione XYZ e la spiritualità di Luisa sarà compatibile. La spiritualità di Luisa, dico io, ma quale spiritualità di Luisa, ma che dici? Qui stiamo parlando della divina volontà, tu stai nella congregazione religiosa, ce l'hai davanti agli occhi tutti i giorni. Vivi la regola al 100%, ubbidisci ai superiori, fai bene tutto quello che ti viene detto, prega con tutto il cuore e questo imparerai a farlo nella divina volontà, come Gesù sta spiegando, non c'è nessuna spiritualità, questa è la spiritualità della vita cristiana, non è questa cosa una spiritualità, Gesù dice non lo vogliono capire, non si vuole capire, qui non si tratta di fare, adesso ci abbiamo i domenicani, i francescani, i benedettini, e adesso pure i movimenti moderni, ora abbiamo l'Azione Cattolica, il Rinnovamento nello Spirito, i Neocatecumeni, l'Opus Dei, e facciamo pure Luisa Piccarreta e dai, va, mettiamone un altro. Non è quello che Gesù ci vuole trasmettere, non è una variante, d'accordo, una moda, diciamo, una spiritualità, un carisma, un cammino, no, è una vita divina, è una portare allo sviluppo, diciamo così, compiuto quel germe di santificazione che abbiamo ricevuto nel battesimo. Nient'altro che questo. Allora, qual è il primo passo, dice Gesù? Oggi forse ci dovremmo dilungare un po', ma questa veramente è tanta roba. Gettare l'ordine divino nel fondo dell'anima. Attenzione, ancora. Svuotarla di ciò che è umano, tendenze, passioni, inclinazioni ed altro. Sto primo passo si deve fare. Gesù non dice il primo passo è chiama la divina volontà nei tuoi atti, che bisogna farlo, ma è il primo passo svuotarti di ciò che è umano, di tendenze, di passioni, inclinazioni ed altro. Perché se non c'è questo passo tu lo devi chiedere alla divina volontà e devi assecondare le sue operazioni, perché questo la divina volontà lo farà. E lo farà a prezzo di croci, tribolazioni, potature e scremature. La nostra volontà deve essere sepolta, la nostra volontà umana deve stare buona, le passioni devono essere mortificate, cioè morte, le inclinazioni devono essere governate, non ci deve essere nulla che ti governa. Pensiamo a quanti vizi che noi abbiamo, no? dai più grandi ai più piccoli. Cioè, nella divina volontà, se io voglio, prendo un ti amo di Dio, che ne so, con mezzo bicchiere di vino. Ma se è il caso, io il vino non lo bevo più tutta la vita. D'accordo? Se voglio prendere il ti amo di una caramella, lo prendo. Ma non mi si deve instillare dentro il mio cuore la schiavitù del dipendere dalla caramella. Ancora sto facendo esempi sciocchi e
come dire, veramente irrisorio, ma per far capire le inclinazioni. E il Signore mi mette mi dà la grazia di poter prendere un bel divertimento lecito. Dio sia benedetto, ma se non c'è, non fa niente. Quindi perché? Perché l'inclinazione sta, cioè, io quel divertimento non lo vivo soltanto come divertimento, ma lo prendo come un ti amo di Gesù. Quindi se lui me lo dà, se vede che la mia anima vuole farmi questa carezza, c'ha bisogno di questa distensione, in quella forma, a me gradita, benissimo. E se non c'è, fiat, che problema c'è? Io da quando parlo di queste cose, che avendole intuite, cerco di far capire in tutti i modi possibili che questa è la quintessenza della Divina Volontà. Il resto sono cose importanti, ma sono cose accessorie. Gesù dice ancora, vivere da figlio e fare la mia volontà, non da servi. Dice, i servi fanno più sacrifici che i figli. Servizi più faticosi, viaggiare a piedi, esporsi al freddo, al caldo. E qui, guarda, i santi, no? Cioè, se si vedono certe vite dei santi, quello che hanno combinato, i sacrifici che hanno fatto, ci lasciano senza parole, esterrefatti. Dice, ma chi ce la farà mai a fare una cosa del genere? Dice, se dobbiamo fare tutti quanti così, non tutti all'inferno. Allora, qualcosa la faremo, d'accordo? Però, noi siamo figli, familiari di Dio. Noi andiamo in carrozza o a cavallo, senza la carrozza, se qualcuno gli piace di più, d'accordo? D'accordo? Si può anche andare a cavallo senza carrozza, si viaggia comunque sempre meglio che a piedi. Il Padre lo rallegra con i suoi baci e con le sue carezze. Certamente, anche i figli, per dimostrare l'amore al padre, gliele offrono i servigi, i segni del loro amore, le penitenze, le mortificazioni. Queste sono tutte quante cose che a mio avviso non solo abitano, ma abitano alla grande nella Divina Volontà. Ma anche qui ci abitano alla grande, ma in un modo differente, perché non bisogna attaccarsi neanche alle penitenze e alle mortificazioni. Perché se le circostanze mi impediscono di fare un digiuno, oggi è giorno di digiuno, devo fare digiuno. Se le circostanze te lo impediscono, offri al Signore la rinuncia al digiuno e se mangia. Perché non è importante il digiuno, è importante che il digiuno sia fatto nella Divina Volontà. Io prego tanto il Signore, lo Spirito Santo, che illumini le menti, perché questi concetti sono fondamentali da far capire. Gesù dice, te preoccupare, io a poco mi farò strada per far capire il vivere nella mia volontà. Tu vai avanti, non ti preoccupare. Attenzione, questo vivere nel mio volere è il dono più grande che voglio fare alle creature, dice Gesù. E quand'è che lo vuole fare? In questi tempi così tristi. Se erano tristi il 18 settembre del 1924, figuriamoci 100 anni dopo. La tristezza è ampiamente aumentata. E quindi queste parole che Gesù ha detto, se mi posso permettere, lungi da me, insomma, andare a pensare quello che vuole l'Altissimo, ma si può presumere che Gesù le ripeterebbe adesso più di prima. I tempi si stanno ancora più inguagliando? Bene! Allora proprio perché stanno più inguagliati, voglio che in questo tempo, così inguagliato e così triste, tu vivi il paradiso sulla terra. Non semplicemente stare agli ordini di Gesù, non stare semplicemente in un rapporto da servo e suddito con il re, ma un figlio, che lo possiedi, cioè che la volontà divina è la tua, gli interessi di Dio sono i tuoi, tu non ce l'hai gli interessi tuoi, capito? I miei non ci stanno, stanno quelli dell'Altissimo, e basta. E questo senza dire, però a me sta cosa proprio mi piacerebbe, ma almeno una me la posso prendere. Dico, ma prenditi tutto quello che ti pare, d'accordo? Se tu dici, ma almeno uno me la posso prendere, ancora non ci siamo.
Ma non è una colpa, capisci? Io spero che anche questo si capisca. Non ci siamo. Perché se di due volontà diventano una, e chiaramente l'una, che è quella più importante, è quella dell'Altissimo, ma la tua sparisce, meno di niente. E questo senza musi lunghi, senza dire ma quanto sto soffrendo che sto facendo la volontà di Dio, che grande tribolazione, che grande prova, e quando finirà? Queste sono tutte quante espressioni della volontà umana, per carità, della volontà umana che almeno vuole fare quello che Dio vuole, quindi almeno vuole stare ai suoi ordini. Attenzione, qui Gesù chiaramente parlando del più rispetto al meno, come dire, sembra un pochino, come dire, denigrare il meno, se mi si passi il termine, non mi è un termine più adatto, no? Ma quello è già tanto, per carità, eh? Quindi, non è cosa da denigrare. Però, ecco, certamente vivere da figlio nella divina volontà è davvero un'altra cosa. Ti ringraziamo immensamente, Santa Vergine Maria. Oggi il Signore veramente ci ha deliziato con una bellissima e anche chiarissima lezione, tutta divina. Scopo di questa lezione è certamente farci comprendere un po' di più e anche farci veramente venire questo desiderio immenso di vivere nella divina volontà e non semplicemente farla, di abbracciare e accogliere questo dono più grande che Gesù vuole fare alla creatura, e per questo dobbiamo disporci, sacrificare la nostra volontà anche nelle cose sante e gettare ordine nel fondo dell'anima, svuotandola da tutto ciò che è umano e da tendenze, passioni e inclinazioni. In questo compito chiediamo il tuo aiuto, ma siamo certi che con esso ce la possiamo fare, perché Dio vuole che viviamo questo molto più di quanto noi possiamo desiderarlo. Ci manca appunto che ci disponiamo e che facciamo il possibile per vivere questa meraviglia fin da ora sulla terra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.